Ciao amici di Gorizia TV, ho scritto l'albero di Natale nascosto in Piazza Vittoria. Perché? Perché c'è un'impalcatura davanti e l'albero è nascosto di Natale, a parte tutto che è anche molto bello, offerto dalla finanza. E allora somiglia che va bene, però l'unica cosa che non va è l'albero, che è molto bello, molto bello, però c'è quella impalcatura lì davanti che veramente... Io capisco che ci farà la bellezza la chiesa, no? Farà le sue belle cose lì alla chiesa. Vedete, le fanno la luce, preparano e tutto. Però l'impalcatura davanti all'albero mi sembra un po' strana la storia. È un peccato perché proprio il primo anno che c'è un bellissimo albero, c'è questa impalcatura davanti. Il castello con la sua bella stella, le bancarelle, la pista di ghiaccio, però ormai siamo già al 12, che oggi è il compleanno di mia figlia. Speriamo che non l'inaugurano al 25 dicembre, proprio tutto in ritardo, però si capisce anche il motivo: c'erano le giostre. Vedete la luce lì, l'impalcatura davanti all'albero. Bene, chiudiamo qua. Ho visto via Carducci che le luci sono accese. E chiudiamo con il castello di Gorizia. Ciao a tutti. Siamo dalla parte di qua. Bello comunque la situazione, no? Ecco, adesso guardiamo di qua. Di qua c'è il prefetto, il super prefetto, che gioca anche a basket, eh? Che devo andare a vedere un colpo. E questa è Piazza Vittoria dalla parte di qua. L'albero perfetto dalla parte di qua. Però di là c'è un'impalcatura che praticamente copre l'albero. Potevano mettere in un'altra maniera, no? Un altro modo. Questa è... Ormai si usa questa anche lì a Cordovado, lì a Udine. Tutti adesso fanno questo sistema qua di colorare le case, e qua si colora la chiesa. Ecco. Allora niente, faccio a parte tutto gli auguri a mia figlia, che oggi è il 12-12, 31 anni, tanti auguroni, bella gioia, e vi faccio vedere ancora un attimo la Piazza Vittoria con tutte le bancarelle, però si spera che li inaugurano presto, però prima che finisca Natale. Bene, allora noi chiudiamo qua, penso che non ci sono altri colori. Non ci sono altri colori, vediamo, aspettiamo ancora un secondino, però c'è l'acqua qua che non si riesce a vedere niente. Bene, allora niente, chiudiamo qua i colori della chiesa. Perfetto. Allora bisogna andare per dietro per vedere bene l'albero di Natale. Bene, di solito ce lo donava Nova Gorizia. Yeah.